Quaglia Avelino, nato a Stolvizza di Resia il 28/3/1933. E di qui erano periodi molto difficili, non soltanto per la crisi che c'era in quegli anni lì, ma io capitai che dopo è venuta la guerra. E la guerra, sa come sono le guerre, tutto diventa molto più difficile. Nonostante tutto che qui eravamo una zona che combattimenti veri non si sono fatti, sono stati un po' alla fine con i partigiani tedeschi, ma da resto. E già nel 44 noi qui eravamo messi un po' alle strette come per vivere il mangiare e si doveva ricorrere nel Friuli. O si portava giù, noi eravamo un po' fortunati, avevamo due mucche, si portava giù burro, formaggio e si faceva cambio, no? Si trovava così. E allora subito dopo la guerra bisognava, come ho detto prima, bisognava andare via a trovare altre zone. Perché mio babbo, essendo perso là, l'Istria, qui bisognava andare. Allora io di maggio, penso verso la fine di maggio, partimmo io e mio babbo, avevo anche due fratelli, loro erano andati da soli. Partimmo di qui, qui allora non funzionava niente, bisognava andare a piedi e avevamo la bicicletta, una con l'attrezzatura, come ha visto quelle là, no? Con l'attrezzatura su di Arotino, siamo partiti a Moggio, arriviamo a Moggio, risulta il treno non c'è, arriviamo a Moggio, gli dice il treno va avanti, avete pazienza, beh, prendiamo i biglietti fino a Treviso. Però quando siamo arrivati a Udine, pomeriggio verso 3-4, dice per oggi non va avanti. Allora aspettiamo il giorno successivo e partiamo con sto treno, un vagone solo era di terza classe, allora c'era anche la terza classe, c'è la prima, seconda e terza classe, fino a 50 o anche più. E siamo arrivati a Sacile, hanno detto qui il treno non va, non si sa quando è. Allora il biglietto fino a Treviso bisogna buttare via. Allora io e mio babbo andiamo a piedi. Allora ha detto, dice, proviamo a domandare in qualche paese, ci fermiamo a vedere se si trovava lavoro. Ma infatti abbiamo provato in 2-3 paesi, ma lì c'erano già i locali che avevano i loro clienti, le loro... Sì, perché, ripeto, bisogna non avere clienti solo, bisogna conoscere la zona, bisogna conoscere... per sapere dove si lavora, perché è inutile andare in un punto che ti dicono sempre di no. Allora bisogna andare in dove normalmente c'è la probabilità di lavorare, perché sì, nessun cliente è sicuro. Allora andammo, lì niente, andiamo più avanti, che era lui, io avevo 14 anni, sì, e poi avevo fatto la quarta elementare, non è che avevo esperienza di studi, il mio babbo era una persona... nonostante aveva fatto la seconda elementare, ma era molto intelligente, no? Perché aveva fatto la guerra del 15-18, aveva praticato molte persone un po' intelligenti e lui si sapeva distrigare, ma sa, quando uno non ha soldi è sempre un poveraccio, capite? Anche se... Allora andiamo avanti, veniamo sulla ponte di Piave, gli dice andiamo verso Monte Belluna. Passiamo il Piave, adesso i paesi non me li ricordo perché non sono mai stato più dopo. E anche lì abbiamo provato, non c'era niente da fare. Allora dice, sai cosa facciamo? Puntiamo subito nell'Emilia Romagna. Perché aveva sentito parlare che di un suo amico, collega, che aveva la stessa età, che lui era là in Romagna, che lavorava e tutto. Allora partiamo a marce forzate. Dico anche un'altra cosa, a Padova, perché veniva anche fame. Io avevo 14 anni e non si trovava neanche da comprare, anche avendo qualche soldino, perché allora c'erano le tessere annonarie, non so se lei ha sentito mai parlare, dato che è molto più giovane di me, cioè lei poteva comprare solo tanto, c'era dall'1 al 30 o dal 31 tutti i giorni segnato il numero e quando andava nel suo bottegaio tagliavano quelle lì per comprare tanto, vi davano non so quanto, per esempio pane di 100 grammi o 150 grammi al giorno, o farina di grano turco. Allora noi le tessere le lasciamo qui alla famiglia, le chiamo noi, andiamo verso le zone ricche, ci arrangeremo. Ma non era così facile, perché non vi davano, non vi vendevano pane se non avevate la tessera. Io molte volte purtroppo ero giovane e non avevo vergogna, coraggio sì, rispetto, educazione sempre, mio babbo ha sempre detto. Prima di insegnarmi a fare la rotina, mi ha insegnato il modo di praticare le cose, il modo di
parlare con la gente, il rispetto alle persone. Dice, quando va su una porta bisogna bussare, perché allora non c'erano campanelli. Se ti dicono, ti aprono la porta, se magari piove, vai un passo dentro, bisogna chiedere permesso. E massimo, massimo rispetto. Dice alla gente, alle persone, sempre alle signore, sempre del lei, ai uomini del voi. Perché dice, dar del lei o dar dei voi o dar del tu, spendi uguale. E dato che spendi uguale, allora adoperi massimo rispetto alle persone. Perché le persone, molte volte, noi a rotine ambulanti, ci tenevano come magari di serie B. E allora dice, noi dobbiamo avere un massimo rispetto a tutte le persone, perché dobbiamo, non perché vogliamo far vedere delle cose diverse, ma dobbiamo far capire alla gente che anche noi siamo come loro, siamo persone umane tutti uguali. Allora, proseguendo il viaggio, arriviamo fino al Po. Po, ponti non ci sono, tutto rotto. Allora dice lì uno, dice, se andate un chilometro più in là c'è un barcone che faceva da traslogare, sì. Infatti andiamo là e si pagava un piccolo pedaggio, andiamo là a Ponte Lagoscuro, lì Ferrara, è subito Ferrara, lì 6-7 km, passiamo anche lì non ci siamo fermati. E dico un'altra cosa, che dalle volte si dice i dialetti. Mio babbo, arriviamo a Ferrara, nella periferia, va detto c'è la trattoria, avevamo fame, dice, vamo qualche solpa poco. Avevamo detto, buongiorno, buongiorno signora, dice, Peppe, se c'è qualche cosa, se potete servire qualche cosa da mangiare? Avevo brisa. Allora mio babbo dice, beh, ci portate una porzione di brisa. Dice, brisa vuol dire niente. In dialetto ferrarese, no, perché non è emiliano, ci sono tanti. Beh, fa allora niente, andiamo avanti e passiamo Ferrara. E dopo lì subito Gaibana, Gaibanella, Monestirolo, mi ricordo sempre San Nicolò, cominciamo a lavorare e si lavorava abbastanza. Perché là nell'Emilia Romagna hanno un... Perché vedi, adesso per dire, gli arrotini qui per esempio nella regione Friuli e Venezia Giulia e anche l'Alto Veneto, c'è un metodo che vanno la mattina, magari venivano nel paese, mettevano la bicicletta o la cruz, ma quelle che erano una volta le carriole, no? Fermavano lì in piazza, normalmente vicino a qualche campanile, e poi andavano in tutte le case, casa per casa, a chiedere se avevano bisogno di affilare coltelli, forbici, tutta roba che taglia, no? Roba e affini, diciamo. Invece là in Romagna non si va per le case, soltanto se si va in una casa unica come in campagna dal contadino si va a chiedere. Nelle vie, nelle borgate, si grida a rotino, grida a rotino e chi ha bisogno viene fuori. Che voce? Io ero anche più contento così. Come chiamavate? Sì, come quel che andava a raccogliere gli stracci una volta per esempio, lei magari non li ha sentiti, una volta c'erano anche quelli. No? E allora anche noi là si gridava a rotino e mi sentivano e chi aveva bisogno veniva, dopo magari a me mi piaceva così perché perdevo meno tempo, perché andare per le case perde più tempo, perché deve andare in quella che non sa quale, chi ha bisogno, bisogna chiedere tutte, no? E là invece gridare in una via fa presto. E poi succedeva che magari chi lo fermava che aveva bisogno, dopo venivano anche l'altra signora che era andata a fare la spesa che magari non c'era, dopo veniva uno dal lavoro che magari prima non c'era, e dopo lì si lavorava, per me mi piaceva più così. E poi io e mio babbo proseguimo da lì, perché dato che non si conosceva territorio, dopo lì abbiamo sbagliato, perché noi se fossimo andati verso Bologna era meglio, invece abbiamo puntato sulla Romagna. La Romagna era più difficile, perché vedi, c'era un altro problema, alloggiarsi la sera. Noi non si pretendeva, diciamo, letti e tutto. Prima di tutto, chi alloggiava a trattorie ce n'erano assai poche allora, perché era, anche là nell'Emilia Romagna era più distrutto di qua, perché c'è stata la linea gotica, fronte che partiva da Ravenna circa lì e andava fino là a Livorno, tutti i passaggi degli Appennini, e lì sul fiume Santerno, se va ancora adesso, in certi paesini che erano tutti nuovi fatti dopo guerra, perché bombardamenti e combattimenti, fermo lì, è stato fermo tutto l'inverno, avevano raso al suolo tutto.
E allora non c'erano neanche andare nelle trattorie, ma non c'erano neanche i soldi per poter andare in una trattoria. E allora noi dovevamo sempre trovare degli alloggi, come devo dire, di emergenza, dare ai contadini, domandare. Ferrara e Bologna era più facile, vi prendevano, vi mettevano sul fienile o in stalla secondo che stagione che c'era, e c'erano quelli che vi davano da cena e vi davano anche la colazione la mattina. Dopo magari noi per riconoscenza si faceva il lavoro che avevano, si faceva il pareggio e via così. Invece in Romagna era più difficile alloggiare, perché sono più diffidenti, molto più diffidenti. Ah, incredibile! Se poi vi conoscono, siete uno di loro. Ma mi capitò vicino Bagnacavallo, vicino Ravenna, forza di dai, mio babbo anche si arrabbioso, anche un po' dice, ma io sono un galantuomo, non vengo per fregar nessuno, sono una rotina ambulante che vengo per guadagnarmi un po' da vivere e sono un onesto galantuomo. Allora il padrone dice, era anche, mancava un occhio, dice, siete un galantuomo, sì, allora avanti. E ci siamo trattati.